Buongiorno cari amici del mio cuore, siamo tornati con la nostra umile lettura del Vangelo secondo lo Spiritismo, un libro scritto da Allan Kardec, Gli Spiriti. Prima di iniziare a leggere, preghiamo. Ho scelto questa preghiera con il nome di preghiera all'angelo custode, e l'autore è sconosciuto. Padre divino, sacro, onnipresente, principio onnisciente e onnipotente, causa originatrice dello spirito, della materia, dei mondi e delle umanità e delle leggi governativi fondamentali, dalle più assolute alle più relative, principio sacro nella consapevolezza di essere tuo figlio, portatore di potenziali virtuali divini, per dispiegarli attraverso il processo evolutivo, incarnazioni e disincarnazioni, affrontando pericoli e molteplici difficoltà, correndo il rischio di commettere fallimenti compromettenti davanti alla tua divina giustizia. A te prego, Padre Divino, la grazia di entrare in comunione con il mio angelo custode, lo spirito progettato da te per ispirare i migliori pensieri, i sentimenti più nobili, affinché io, suscettibile di commettere deviazioni compromettenti, trovi la retta via, esperienza del tuo legge morale e limitazioni della parola esemplare che ci hai invitato e la nobile coltivazione dei doni dello Spirito Santo, carismi o mezzi, i veicoli di comunicazione degli angeli o spiriti messaggeri, quei tuoi servi che producono segni e prodigi extra, cure e protezioni meravigliosi. E a te, mio angelo custode, fedele amico di tutte le ore, consigliere, in tempi di incertezza e possibili deviazioni, prego per la protezione di ispirazioni sublimi e inconfondibili, essendo consapevoli del fatto che la condizione dell'incarnazione è carente. Mi appello alla tua capacità di tolleranza e perdono, ma prometto con determinazione di cercare di stabilizzare e comprendere e vivere la tua ispirazione, supportato dalle grazie divine di Dio, attraverso le tue sublimi ispirazioni. Prometto di migliorare la conoscenza, i sentimenti, in modo da poter adempiere all'ordinanza del Divino Consigliere, che è dare frutti degni, per esempio, un percorso unico che si riferisce allo scopo sacro e alla reintegrazione del principio sacro. Puoi contare sull'intercessione dell'angelo custode, colui che vive ponendo i comandamenti degli uomini al posto di quelli di Dio, negando o distorcendo il significato della parola esemplare o nascondendo i testi che insegnano i doni dello Spirito Santo, carismi o mezzi. Bene, riflettiamo oggi sulla seguente domanda: cosa significa pluralità d'esistenze? E le sofferenze dovute a cause anteriori, come quelle per le colpe attuali, spesso sono conseguenze naturali di ciò che si è commesso. Ossia, per una rigorosa giustizia distributiva, l'uomo sopporta ciò che ha fatto sopportare agli altri. Se è stato duro, inumano, potrà essere trattato duramente e inumanamente. Se è stato orgoglioso, potrà nascere in una condizione umiliante. Se è stato avaro, egoista, o se ha fatto cattivo uso della sua fortuna, potrà essere privato del necessario. Se è stato un figlio ingrato, potrà soffrire una causa dei suoi figli, eccetera.
La pluralità delle esistenze e la destinazione della Terra come mondo di espiazione spiegano così le anomalie della ripartizione qua giù, della felicità e della sventura tra i buoni e i malvagi. L'anomalia non esiste che in apparenza, quando ci si basa sul punto di vista della vita presente. Ma se ci si innalza col pensiero fino a poter abbracciare una serie di esistenze, si vedrà che a ciascuno tocca la parte che egli merita, senza pregiudizio di quella che gli spetta nel mondo degli spiriti, e che la giustizia di Dio è perenne. L'uomo non deve perdere mai di vista il fatto che egli vive in un mondo inferiore nel quale è costretto dalle sue imperfezioni. Ad ogni vicissitudine dovrà dire a se stesso che se appartenesse ad un mondo più progredito, tutto ciò non gli accadrebbe e che dipende da lui stesso non ritornare più qua giù riuscendo a migliorarsi. Ebbene, abbiamo finito la nostra lettura di oggi. Spero che ti sia piaciuto tanto quanto a me. Dio vi benedica a tutti. Baci. Ciao.